Ciao amici e amiche, Genshin Impact, secondo video è uscito oggi, oggi è il 7 dicembre 22, l'aggiornamento con la lingua italiana, puoi andare, sta giocando il grandissimo Zaneboy, ogni tanto chiuderemo un po', bravo bravo, con la X fa il volo, chiuderemo l'audio e faremo solo l'audio di gioco, se no commentiamo un sacco di cose di gioco, ovvero Zaneboy. Saluto a tutti i nostri amici. Ciao amici. Sì. Allora, nel video primo di questo, purtroppo, sì, questo è quadrato, è portare il teletrasporto. Questa è una cosa bellissima, il teletrasporto. Stiamo quasi arrivando al livello 10, a livello 10 possiamo invitare i nostri amici. Così mi dice la mitica Gemma Grezza, grandissima, seguitela, il suo canale, che anche lei è mitica. Allora, dovrebbe saltare, arrampicarsi, però non so se riesce ad arrampicarsi per prendere le cose. Comunque prendi, oh, una rana, prendila subito che la cuciniamo. Torna lì dentro, probabilmente devi vedere dov'è la rana. Io volevo la rana adesso, eccola lì, mi è venuta voglia di rana. No, ma queste non sono rane. Eccola la rana, eccola verde, vedi? No, un pesciolozzo, prendilo, prendilo. Grande, ce lo facciamo, ce lo cuciniamo dopo. Guarda che c'è un altro, una spigolina, c'è anche una rana, eh? C'è una rana. La ranetta. Allora ragazzi, io non ho mai mangiato rana in vita mia, mai me la mangerò, però nel gioco mi ispira la rana, la rana a fuoco. Vabbè, vabbè, vai avanti dai, poi torneremo per sta rana sicuramente, perché voglio farmi la rana al vapore. Ok ragazzi, allora l'altro video purtroppo non avevo attivato l'audio. Eccoli lì che c'è l'albero di quei frutti che ti dicevo, che quelli servono molto. Quadrato, X quadrato. Mela per terra. Ah, sono mele. Queste sono mele. Bravissimo. Quindi si arrampica lei. È grandissima lei, comunque. È brava, eh? Allora, io nell'altro video ci ho messo un casino a... un sacco di tempo per scoprire la strada. Dopo mi avevi detto tu, grandissimo Zane, che si poteva anche arrampicare, eh? Questo non lo sapevo. Ok. Torniamo subito. Chiudi solo un secondo l'audio, amore.
世界も私に答えているの。Allora, qua non possiamo entrare, ragazzi, perché siamo di livello troppo pippe. Però, l'indovinello, allora, è un indovinello, quindi bisogna... Bisogna indovinare. Oh, madonna. Allora, ci sono due cose qua. Indovinello. Ce ne sono tre in realtà. Cerca il luogo dell'indovinello. Beh, ma dobbiamo cercare. È qui il luogo dell'indovinello. Devo usare qualcuno con le frecce forse. Luogo è questo qui, ma che cosa bisogna fare? È a zero, vedi? In alto di 20 metri, 16 ore, tac, un albero però. Che è questo? L'ho fatto io. Ciao. Cacchio, è la bomba! Ok. Sì, l'indovinello, allora clicchiamo un attimo, tiriamo premuto R1, missione, no, ho sbagliato. Allora, che racconta la preziosa spada del suo nonno pirata giace tra le rovine perdute. Per evitare che cada nelle mani sbagliate, ti metti a cercare in ogni dove sulle rovine. Quindi devo cercare? Forse devo andare sull'altro. No. Ecco, la problematica è che certe cose... L1 più su. Allora, hai trovato qualcosa legna. Di nuovo? Un albero alto originale estremo nord. Topiano. Ah, bisogna prendere la legna, scusami. Ah sì? Non lo sapevo io. Oh, ma smettere. Dai! No, ne da due o tre e basta. Non sapevo che si doveva prendere la legna. Tre ne da, tre ramettini ogni alberello. E qua ci siamo anche. La cosa che non riesco a capire è che... è che questa missione... Ah, ma tenendo premuto il cerchio fa questo, tipo. Ma c'erano altre missioni in cui bastava andare lì e si attivavano. Non si attiva nulla. Eppure mi dice, racconta
che la preziosa spada di suo nonno cerca il luogo dell'indovinello. E non l'ho trovato, ragazzi. Perché questa è missione di storia, eh. Che ci sia qualcosa in giro? Allora, niente, qua non c'era nulla, torniamo su. Una pigna. Facciamola. Sì, perché arrampicarsi si stanca, eh. Allora, eccolo qua. Questo istante, tu hai l'eternità. Ok, allora c'era da avviarlo col mio potere del ghiaccio, e non lo sapevo. Veramente non è stato facile, no, effettivamente è vero, hai ragione. Cos'è, un luogo dove dobbiamo andare? Wow, raga, ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso abbiamo capito che in base alle cose da fare la mappa del tesoro. Allora, sì, andiamo esattamente qua. Dov'è che è? Di là. Di lì. Là. Di là.
Vediamo se c'è la rana. Io voglio la rana, ragazzi! Ma le spigole si fanno prendere come nulla. Oh no! Se perde il coso muore! Energia. Muore pure. Sì, caspita. Vabbè, per fortuna ritorna. Veramente è fatto bene però sto gioco, raga. Ma secondo voi i cigni si possono uccidere? Poverino. Però è carne di cigno, quindi ci sta. Allora, la rana non esiste più. Vabbè, ci siamo fatti una bella scorta, dai, di roba. Yeah. Ok, dai. Una piglia. Come te lavati tu, Zane? Allora, la legna credo che serve. E qui c'è un... a 40 metri, quindi andiamo immediatamente a prendere... cuciniamo immediatamente funghi, assolutamente. Abbiamo due bisteccozze. Ah, hanno preso anche un pollo però, eh. Marmellata. Oh, abbiamo ottenuto la marmellata. Quattro farina. Ci sta. Ci sta la marmellata. Ok, allora dobbiamo andare là. Allora io salirei, eh. Penso che per fare una roba fatta bene, ragazzi, bisognerebbe fare le live qua, eh. Sono talmente tanto cose da fare, talmente tante lunghe le missioni, che ci vuole 2000 video di YouTube. Però, essendo in 4K, farò dei video sia di YouTube e faremo anche dei video, sì, su... di Twitch, eh? Le live, le mega live, ragazzi. Io credo che non ho mai preso no, caspita, dai,
Sali, no, se non mi muori. Sali, se non mi muori, sali che non ci vuole nulla. Non vuole niente, non vuole niente. Ok, beh, non è morta. Che sì, non è morta, guarda lì. Un polletto, dai. Ok. Questi saranno tutti i potenziamenti da... Ai. Non si può fare. Forse dobbiamo andare... Dai, che non ci vuole nulla! Dai, rifai! Bravissima! Questa energia, se vuole... un po' di più. Dai, ma dai, sei arrivata praticamente. Forse senza saltare ce la fa un po' di più. Dai che ce la fai, grandissima. Grandissima! Là non ci vado neanche perché non ce l'abbiamo io. Quello che roba è? Chissà che cos'è. Vediamo se il grandissimo Zare Boy lo sa. No, quello là, vedi che ci sono tre totem come quelli che abbiamo fatto prima. Devi usare un potere così. Questo qua no, non è fuoco. No, ma con cosa che avevo fatto con? Non lo so. Adesso ce l'avevi fatto. Sì, non lo so. Arrivati il tizio. Ecco, guarda le sue mosse. E poi R2. Faceva le giravolta là, cosa che mi fa? Non era col triangolo forse? Che non ce l'ho carico? Boh. Tanto non è questa la missione, quindi lo faremo la prossima volta, però bellissimo non ricordarsi nulla, Allora, là c'è il... Fortissimo!
Sono riuscito a prendere il baule. Ah, questi servono, perché questi se mangiano. Segno di colcia. Oh, qui ho tirato giù l'alberello, scusa. Un legno che non avevo, eh.私に答えているの。Un sacco di cose da prendere, raga. Bellissimo. Io l'avevo già giocato sto gioco, ragazzi, ma non avevo fatto tantissimo perché era tutto in inglese. Ci capisco un po' a sprazzi l'inglesino. Però qui sono tantissime cose da fare. E da prendere anche.気持ちが晴れるようなことでもしましょうか。え、具体的にですか？気持ちが晴れやかになるなら何でもいいですよ。埃をきれいにしますね。allora arco forse ho beccato un arco bello。
Wow! Guarda come sale! Dai, ma ci sono sti robi qua per andare su! Io non lo sapevo. E si può fare sta cosa fighissima! No, che c'era questa roba non lo sapevo, raga. Oh, smettila! Io una cosa non ho capito. Possiamo cucinare? No. Accendi il fuoco. Forse con lei. Cucina automatico. Funghetto e pollo. Stiamo andando dalla parte giusta. Ma io lo scoiattolo non voglio ammazzarlo. Bruciano e basta. Oh, 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 io vedo un baulozzo qui. Parla in giapponese la ragazza. Bocca di leone. Dov'è? 100 metri. Sarà dentro qui allora. Madonna ragazzi, per fare una missione ci abbiamo messo quasi un'ora. Oh, esaminiamo che cosa. Una patata. Granchio! Sì, che ce la facciamo. Oh, la rana ce l'avrò su. Voglio quella rana. E stavo passando, è passato un granchietto. Incredibile. Vabbè, ce n'è solo uno. Ce lo spappiamo. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, è dentro qua. Oh, ecco il granchio! Cacchio, aspetta! Dov'è quella che... No, niente. Niente granchietti. Sono rintanati in casa. La valle. Questo deve essere le rovine di Arcadia. Non te yuko. Futsu danna. Wakatta zo. Futsu dakara koso. Dare mo kizukanakatta da. Fukai ze. Gaia no chi-chan.
ネズミだろ。トピ。Spaventosi topi? Ok. Che cos'è sta roba? Anata no koto mite iru? No. Sekai wa naso darake da ne. Onesan ga tasukete ageru. Deve essere qualcosa di difficile, credo. Serio? Cioè, dentro lì c'era questo? Bello. No, mi ha buttato lì! Vabbè, per fortuna che... Che cattivoni! Allora... Eccola quella che fa il l'effetto quello là che mi serviva. Cosa faccio dopo? Ancora Marchito, ma perché ti butti giù? Vediamo se mi ciuccia. Dai, vai. 1381, vediamo se. Sì. Ma perché è un coso così? E non mi dà la vita? Vabbè. No, sfida completata. No, no, no. Ma questo portale dovrebbe darmi della vita. Invece non mi dà nulla. Vabbè. Oh. Una carne, una mela. Ah, forse della rinascita. Caspita! Caspita! Cosa succede qua? その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お？勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案内、ご苦労さん。そんな！おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ？
でもオイラは諦めないぜ。おいそこの盗賊、オイラたちが抵抗しないとでも思ってるのか。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくる手はずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと？うわ、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。早く捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝？悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん、おとなしくお縄につきな。え？お宝がない？今お宝がないって言ったか？やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気だ。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをしてくれる。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、分かった、ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残業する。カスピタ、こいつはどうだ。これ。こいつはどうだ。やっ。おとなしく仕上がる。だけちゃうわ、これファッサこれ。ダイダイダイダイボーボー。まさか騎士団に助けられるとは。サバトランカバリエル、約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば今のよりもっと恐ろしい目に合わせてやるからな。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。さて、こいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に放蕩団を捕まえられたんだからな。うーい、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないとなんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう。こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。この件は
夜を切り裂く勝利への仏行神剣。名前の通り光と勝利を象徴する剣だ。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として二人に譲ろう。黎明の神剣？そうだ、話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の神剣だって言うなら分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。それじゃ俺は帰って奴らの尋問をしてくる。今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。じゃあな。E vai! Pirati l'abbiamo fatta, raga! Ok, grande! Siamo quasi a livello 10, amici e amiche. Due bei granchiati. Tre bei granchiati. Va bene, amici e amiche, abbiamo fatto una bella missione. Due missioni in realtà. Ci vuole veramente tanto tempo, perché ci sono tante cose da fare. Quindi amici, amiche, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video di Genshin e alle live. Allora ragazzi, è in italiano, mi raccomando di seguire il mio canale, di portare i vostri amici, gente, a vedere sia il canale di Marco Drums per i tutorial, tantissime cose, e anche per le mega live. Ci vedremo in live con questo gioco, perché è veramente bello ed è veramente lungo. Poi con i miei amici, probabilmente con Gemma Grezza, orca, sono caduto sotto, con tanti amici. Vabbè, una cosina di pollo ce la prendiamo. Oh, scappa tantissimo. Scusami Anatrina, ma ti devo fare arrosto, eh? Quindi non è che ce l'ho su con te. È proprio perché dai, prendiamo il cassone. Ma dov'è? Ce n'è un altro di quei robettini lì. Sì, sì. È scomparso. Dai, volevo il cassone. E forse è quello là. No, forse quello non c'entra nulla col cassone.
Va bene, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Genshin. Ah, forse è questo che devo seguirlo. Vediamo che cosa mi dà. Grande. Grande, grazie, grazie, grazie. Oh, che bello finire il video con un bel baule. Ci vediamo alla prossima, amici e amiche, da Marco Drums Games. Lascio tutti i link in descrizione per iscrivervi al mio canale e vi ringrazio tantissimo. Ok, ragazzi? Ah, adesso eccolo là che è tornato. Oh, e vi lascio con l'ultimo baule, con tanta carne e tante robe. Incredibile, incredibile. Va bene ragazzi, Marco Drums Games vi saluta, ci vediamo al prossimo video. Ciao amici e amiche. Amici e amiche. Ciao ragazzi.